Ho detto queste cose quando pensavo che la gente mi avrebbe dato ascolto, almeno per certe questioni che reputavo fondamentali per tutti noi. Ma ora non ha più importanza. Piuttosto, come mai lei è capitato in questo albergo, voglio dire in camera mia? È da molto tempo che non mi succede di ricevere visite. In che giornale pubblicherà questa intervista? Sono un giornalista freelance. Signor Tesla, lei un tempo disponeva di ingenti mezzi, lavorava con JP Morgan, non è vero? Ci era stata offerta una grande opportunità. Di che opportunità si trattava? Della possibilità di scelta, delle strade che l'umanità ha scelto e di quelle che invece avrebbe potuto scegliere e che avrebbero portato in tutt'altra direzione. Signor Tesla, lei ha collaborato con Thomas Edison e George Westinghouse. È vero che a quest'ultimo ha condonato un debito di 10 milioni di dollari? Figliolo, Edison e Westinghouse erano due uomini molto diversi. Ancora oggi, George e io ci vediamo spesso. Ma, signor Tesla, George Westinghouse è morto. E da molti anni. Ora suppongo mi dirà che anche Mark Twain è morto. Da più di 30 anni, signor Tesla. Siamo nel 1943. Beh, invece, io ho parlato con lui proprio ieri. Ma è Morgan quello con cui vorrei davvero parlare. E adesso, giovanotto, le sarei grato se volesse lasciarmi da solo. È stato davvero molto gentile. Morgan. Tutti gli altri parlano sempre volentieri con me, ma Morgan, dopo tutti questi anni, ancora si rifiuta di rispondere. Tutte queste cose orribili si sarebbero potute evitare. Gliel'ho detto, gli ho mostrato come il mondo sarebbe potuto diventare. Ha risposto che mi farà sapere quando sarà pronto. Sto ancora aspettando. Nikola Tesla, da Parigi. Siamo in America. Nato a Smiljan, Croazia, Austria. In quanti viaggiano con lei? Nessuno, signore, viaggio da solo. Ah. Bene, ecco qua. Benvenuto negli Stati Uniti d'America, signor Tesla. La ringrazio molto. Avanti il prossimo.
È davvero fantastico, Tom. Ogni volta che sento questa tua macchina che registra i suoni, mi sembra una specie di magia. Ah, grazie, Catherine. Le ho anche trovato un nome, sentite se vi piace. Fonografo. Che ne dite? Tom, comunque la chiamerai, sarà un altro dei tuoi miracoli. Il più grande, forse. Bob, noi siamo amici da molto tempo e so di potermi confidare con voi. Sento che il progetto Niagara non sarà meno importante di tutto ciò che ho fatto finora. Sei l'unico uomo al mondo che potrebbe farlo. Di questo siamo convinti. Signori, perdonate l'interruzione. Sì, Hall, che c'è? C'è quel giovane che arriva dalla Francia. È già venuto ieri, gli ho detto che eri occupato. Ora è di nuovo qui. E io sono di nuovo occupato. Digli che torni tra una settimana. Poveretto, non mandarlo via per causa nostra. Sembra che ogni inventore europeo voglia venire in America. Ha una lettera per te, da parte del direttore della filiale di Parigi. Ah. Va bene, allora fallo entrare. Prego, signor Tesla, si accomodi pure. Dunque, figliolo, ha la lettera? Sì, signor Edison. Bene. Con questa lettera le presento il signor Nikola Tesla. Bene, Tesla. Ora è stato presentato. Signor Tesla, benvenuto in America. Grazie, signorina. Signora, prego. Sono la signora Catherine Johnson e questo è mio marito. Volete che vi lasciamo da soli? Oh no, mi fa piacere se vuole fermarsi, signora Johnson. Ciò di cui sono venuto a parlare oggi potrebbe essere utile a tutta l'umanità. Se avesse detto queste parole in un altro luogo, sinceramente non le avrei creduto. Ma ho visto nascere cose meravigliose in questo posto. E ormai mi sono abituato a vedere l'impossibile diventare realtà. Sarà meglio che lei stia attento a quello che dice. Quest'uomo è il caporedattore della rivista Century Magazine. Beh, non credo che il signor Tesla abbia mai sentito parlare del Century nel luogo da cui proviene. È la Francia, dico bene? Lì ho soltanto lavorato, in realtà sono nato a Lica. Mai sentito nominare. Si trova al confine tra l'Austria e la Turchia. Lica è il nome della regione, la città si chiama Smiljan. La vuoi sentire questa? La manda il direttore della mia filiale di Parigi. Dice, caro signor Edison, io conosco soltanto due persone veramente eccezionali. Una è lei e l'altra è il signor Nikola Tesla. Bene, Tesla, torniamo sulla Terra. Ha qualcosa da mostrarmi? Ho tutto qua, signore. Ecco, come può vedere, è un campo magnetico rotativo. E a che serve? Questo taglia la resistenza nel punto A e induce l'elettricità che scorre fino agli anelli di contatto nel punto B. E lei è convinto che funzioni? Ma certo, qui non c'è perdita di energia, nemmeno sulle grandi distanze. Ah, direi che ha dimenticato qualcosa, giovanotto. Non ha messo il commutatore. Ma non occorre, signor Edison, questa è corrente alternata. Alternata? Sì, signore. Usando la corrente continua, occorrerebbero più di 100 centrali soltanto per illuminare la città di New York e nonostante ciò le periferie sarebbero al buio a causa della perdita di energia. Ma con il mio sistema sarebbe sufficiente una centrale per illuminare tutta la città e anche tutto lo Stato. Stiamo gettando al vento l'energia che la natura ci ha donato. L'energia elettrica, nella forma che ha in questo momento, non è soltanto imperfetta, ma innaturale. Se la conosco, lei concorderà con me. Stiamo contrastando l'armonia naturale. Con la corrente alternata, noi possiamo aumentare l'energia fino a livelli impensabili. Costruiremo nuove centrali, abbatteremo quelle vecchie. Sarà un enorme passo avanti che cambierà il mondo. Lei vuole demolire le mie centrali? Per questo suo ridicolo motorino? Ma Tom... Lo sa come mi chiamano?
il re dell'elettricità. Io l'ho già cambiato il mondo. E tutto quello che ho inventato si basa sulla corrente continua. Lei ha imboccato una strada senza uscita, mi creda. Questa sua teoria non ha futuro. Dove va? Io sono spiacente. Mi scuso per averle fatto perdere del tempo. Credevo volesse lavorare per me. Lei pensa in modo originale, persino brillante, forse. E non le farò una lavata di capo solo perché ha commesso un piccolo errore. Mi serve ogni persona intelligente, signor Tesla. Venga qui domani mattina alle 7 in punto. Grazie, io la ringrazio molto. Arrivederci. Sono sicuro che ci rivedremo ancora, signor Tesla. Lo spero. Lo spero anch'io. Beh, Tom, sei un grand'uomo. Trovi? Sì, sei stato davvero generoso. Sembra un giovane interessante e se penso che è venuto in America apposta per lavorare con te, mi sarebbe spiaciuto se gli avessi detto di no. Signor Tesla. Buongiorno, signor Johnson. Signora Johnson. Sta preparando qualche esperimento scientifico o sta davvero facendo quello che vedo? Sto scavando una buca, signor Johnson. Direi che questo è evidente. Quindi non lavora più con Edison? Altra cosa evidente. Cos'è successo? Beh, abbiamo avuto delle divergenze. Voglio sistemare la questione. Al più presto. La ringrazio, signor Johnson, ma per molti aspetti questo lavoro è migliore. Lavora là dentro, nella buca. Mi porti da lui. Ecco, quello è Tesla. Hiram Brown, presidente della Western Union Telegraph Company. Sono lieto di conoscerla. Sono disposto a finanziare lo sviluppo del suo motore, signor Tesla. E finanzierà anche tutti gli altri lavori connessi alla corrente alternata? In realtà non ho ancora deciso. Prima vediamo come va col motore. Per realizzarlo, però, ho bisogno di un mio laboratorio. E lei si aspetta che io glielo costruisca? Lei dovrà solo finanziarlo. Lo costruirò io. Ha le idee chiare, Tesla. Me lo avevano detto. Di quanto ha bisogno, esattamente? Ehi. Mi servono $30,000 e un laboratorio. È meglio che venga fuori da quella buca. Così le firmo l'assegno. Continua. Certo, dai qua. Signore e signori, per dimostrare quanto ho esposto, interromperò per un istante la corrente continua e illuminerò questa sala con il mio generatore. Spegnete le luci! Questo
Questa, signore e signori, è la corrente alternata. Vedete bene quanta energia viene generata da questo piccolo motore. E ora immaginate che cosa sarebbe in grado di produrre un generatore grande come questo salone. Abbastanza corrente per illuminare tutto lo Stato e anche di più. Avremo energia per le fabbriche, per il trasporto, per tutta l'industria. E chi può dire quali scoperte si faranno se solo seguiremo l'armonia della natura? Le innovazioni si susseguiranno e noi cambieremo la faccia del pianeta. Senta, signor Tesla, come ci garantisce che ciò che afferma è vero? Non crederà, spero, che investiremo i nostri soldi senza garanzie. Signori, io non posso offrire garanzie sulle mie scoperte. Non sono una società di assicurazioni. Dovrete credermi e basta. Dovrete basarvi solo sull'istinto, l'intuizione e l'immaginazione. E ora vi restituisco la corrente continua. Signor Edison, che cosa ne pensa del signor Tesla? Oh, soltanto il meglio. È un ingegnere estremamente dotato. Quali applicazioni pratiche avrà, secondo lei, il suo motore? Mi spiace dirlo, ma non vedo alcuna applicazione possibile. Come ho già detto, non considero la fantasia una base attendibile per alcuna teoria, specialmente se non è scientifica. È tutto, signori. Molte grazie. Signor Edison, la prego. Mi scusi, signor Edison, per favore. Per oggi basta, signori. La prossima volta. Se valesse qualcosa, Edison l'avrebbe già preso, non credi? Era il cavallo sbagliato. Signor Tesla, Thomas Edison afferma che la sua corrente alternata non ha applicazioni pratiche. Che cosa risponde? Il signor Edison è un uomo molto pratico. Mi dispiace che la pensi così. È stato un vero piacere conoscerla, signor Tesla, e vorrei ancora congratularmi. Vi auguro buona fortuna. Vi ringrazio, signori. Signor Tesla, potrebbe chiarirci meglio il funzionamento? Non credo di avere più nulla da dire al riguardo. Bene, signori, è tutto per oggi. Vi ringrazio. Grazie. Arrivederci, grazie. Signor Tesla, mi permetta di presentarmi. Sono George Westinghouse, presidente della società elettrica di Pittsburgh. Molto lieto. Sarei onorato se volesse cenare con me al Waldorf. Lo farò con piacere, signor Westinghouse. Mi chiami George. Mi chiami Nicola. Delizioso. Dunque, per dirla in parole povere, signor Tesla, io sono disposto a comprare tutti i suoi brevetti sulla corrente alternata per $1 milione. E la cosa più importante è che sarà lei a decidere i modi in cui la sua scoperta verrà utilizzata. Diciamo che per lei io sarò solo un portafoglio pieno. Pieno e aperto, naturalmente. Cosa ne pensa? Vorrei una dozzina di tovaglioli, per favore. Ecco i tovaglioli, signore. Molto gentile, grazie. Spero che la cena sia stata di suo gradimento, signor Tesla. Thank you.
Credo che lei sia un po' precipitoso, signor Westinghouse. Può darsi. Ma non esiste progresso tecnologico che non presenti dei rischi. C'è gente che rischia addirittura la vita. Cosa sono i miei soldi al confronto? Lei crede davvero in questa mia scoperta? Beh, non sarei qui se non ci credessi. E cosa succederebbe se oltre a questo milione io le chiedessi anche un dollaro per ogni cavallo vapore prodotto? Accetterei. Vuole che lo scriva nel contratto? Non accetti così in fretta. Guardi che io sto parlando di una quantità incalcolabile di cavalli vapore. E che mi dice di Edison? Non si arrenderà senza combattere. Finché c'è lui, come pensa di introdurre il nuovo sistema? Posso farlo se dispongo dei suoi brevetti. Perché lei è dalla parte della verità. Mi dica la verità, signor Westinghouse. Mi sta aiutando perché crede che questo progetto farà progredire la nostra civiltà o soltanto perché vuole fare soldi? Mi stia a sentire, Tesla. Anch'io sono un inventore, ma non dimentico che senza denaro non si possono rendere concrete le proprie invenzioni. Quindi, c'è qualcosa di male se spero in un profitto? Sono lieto che si arrabbi, comincio a crederle. Del formaggio è una mela. E si assicuri che la mela sia lavata con acqua bollente. Per me crème caramel, un po' di frutta, naturalmente caffè e... Signor Tesla, alla sua salute. Credo che lei stia bevendo il mio vino. Ha ragione, le chiedo scusa. Lei mi confonde, signor Tesla. Quindi posso ritenere che abbiamo raggiunto un accordo? Che lei accetta? Stavo scherzando. Che intende dire? Non pagherai i cavalli vapore. Io invece non scherzavo affatto. Lei avrà un dollaro per ogni cavallo vapore generato. Lei dovrà essere ricco, signor Tesla. Solo così sarà libero e indipendente. Che le sta succedendo? Le pesche, le allontani, per favore. Mi fanno star male. Cameriere! Fred! Fred, vieni qui! Le pesche! Porta via le pesche! Non vogliamo alcun dessert. Signori, propongo un intervallo. Chi è d'accordo? Io. Meno male. Ci voleva proprio. George, perché Adams ha proposto un intervallo proprio adesso? No, dai, Billy, andiamo. Non fare l'ingenuo. Non è Adams che conduce questa riunione, bensì colui che risalta per la sua assenza. E ti sfido a dire il contrario. No, è così, hai ragione. Andiamo. Mi sente? Sì, la sento, Adams. La prima parte si è conclusa. Edison ha già parlato? No. E Westinghouse? Nemmeno. Faccia parlare prima Edison, poi Westinghouse. Quindi promuova la proposta numero 2 e sciolga l'assemblea, è chiaro? Sì, signore. La numero 2. Signori, abbiamo la fortuna di avere il signor Thomas Alva Edison qui con noi, in qualità di consigliere. Sarebbe utile sentire la sua opinione. Prego. Signor Presidente, signori, l'argomento è portare l'acqua alle centrali o edificare le centrali vicino alle cascate. Di questo si discuterà, non del sistema da usare. La corrente continua è il sistema usato nel mondo. Scusi, signor Presidente, chiedo la parola. Signor Westinghouse? Signori, la corrente continua non è l'unico sistema esistente al mondo. C'è anche la corrente alternata, scoperta da Nikola Tesla, e garantisce il trasporto dell'energia attraverso distanze immense, enormi. È semplice, è pratico ed è stato perfezionato dal signor Tesla in persona attraverso 40 brevetti depositati. Ora,
Io ho qui un rapporto... Quel sistema è soltanto pura fantasia, signori. Fantasia pericolosa, oltretutto. Questo è tutto da stabilirsi, signor Edison. Sarei davvero lieto di discuterne con lei, signor Westinghouse. Signori, vi prego, signori. Stiamo discutendo una questione di grande importanza. La soluzione migliore è un concorso internazionale. Signor Edison, lei è il più indicato per proporre il capo della commissione esaminatrice. La ringrazio, Presidente. Signori, esiste un solo uomo al mondo per questo ruolo. È un fisico, un matematico e un famoso inventore. Il grande Lord Kelvin. Signor Edison, crede che questa esposizione mondiale per lei sarà un altro trionfo? Beh, la mia corrente illuminerà l'intera esposizione. Le centrali sul Niagara funzioneranno col suo sistema? Non mi risulta che esistano altri sistemi applicabili. Giovanotto, tutta l'Europa usa il mio sistema. Anzi, tutto il mondo. E che mi dice della corrente alternata? Non la si dovrebbe neanche nominare. La corrente alternata è un pericolo per gli esseri viventi. Accendi il generatore. Su, allontanatevi, bambini, è pericoloso. Non guardate. Signore e signori, avete appena visto quanto la corrente alternata sia letale. È stato davvero orribile dover uccidere quel povero cane. Ma è stato un atto necessario per essere sicuri che in futuro la gente non resti vittima della corrente alternata nello stesso modo. Ci occorrono mezzi che facciano progredire l'uomo, non che lo uccidano. Chiederò al Congresso che metta al bando l'uso della corrente alternata. Grazie, grazie. Guarda, Nick, quel maledetto di Edison. Che succede, George? Ah, niente, la commissione. A presiederla è stato nominato Lord Kelvin, che è un uomo di Edison. Per questo festeggiano. Ma senti cosa scrivono. La corrente alternata utilizzata a Sing Sing. Il condannato William Kemmler, tuttavia, non ha avuto esattamente una morte indolore. È stato infatti necessario attivare la corrente più volte, perché i costruttori della sedia elettrica hanno sbagliato i calcoli del voltaggio necessario. Ma non lo trovi disgustoso tutto ciò? Non si preoccupi, signor Tesla. Ci penso io alla folla. Lasciali perdere, non è colpa loro. George, raduna tutti quelli che conosci, fai più in fretta che puoi e portali qui. Di loro che Tesla tortura i suoi ospiti con la corrente elettrica. Vedrai che si precipiteranno. Signor Enrico Caruso, il signor Nikola Tesla. Bravo Tesla, complimenti. Signor Ignazio Paderewski, il signor Nikola Tesla. Molto lieto. Piacere mio. Signor Samuel Clemens, alias Mark Twain, il signor Nikola Tesla. È un piacere, signor Tesla. Per tutto il piacere che mi ha donato con i suoi libri, sarò sempre suo debitore, signor Clemens. Lei è il mio unico debitore, perché tutti gli altri sono creditori. Sta cercando qualcuno, signor Clemens? Sì. Speravo di trovare i miei critici qua. Volevo raccomandarglieli per la sua famosa sedia elettrica. Si accomodi, prego. George. Catherine. Bob. Salve, Nick. Per curiosità, che cosa hai intenzione di fare questa sera? Catherine, al momento vengo considerato un boia. Io non ho mai pensato una cosa simile. Buongiorno, il mio nome è Jack Wilson. Ah, scusi, non avevo inteso. Signor Jack Wilson, il signor Nikola Tesla. Ma chi è, George? Non ne ho idea. La ringrazio di nulla.
No, grazie. Signore e signori, qui di fronte a me vedete due elettrodi. Quando azionerò l'interruttore, saranno attraversati da una corrente di 1.000.000 di volt. Questa è la corrente alternata. Secondo voi, che cosa accadrebbe se toccassi gli elettrodi con le mie mani? Signore e signori, se la mia corrente elettrica uccide, allora merito io stesso di esserne vittima. Nicky, no, la prego, non lo faccia. Da questa parte, prego. È conveniente che lei usi il titolo di Commodoro per rivolgersi al signor Morgan. Lo studio è di qua. È arrivato, Commodoro. Lo faccio entrare. Chi è? Un tuo amico. Il signor Tesla. Lei non dà mai la mano a nessuno, mi hanno detto. Perché? Ragioni di salute, Commodoro. Edison dice che lei si lava le mani addirittura fino a 20 volte al giorno e che ogni volta chiede di avere un asciugamano pulito. Immagino che vi conosciate, non è così? Sì, noi ci conosciamo già. So anche che lei non beve né tè né caffè, dunque cosa posso offrirle? Magari un po' di whisky. Questo la fa sembrare più umano. Tom, dai un po' di whisky al tuo amico. Lo sa, c'è gente che giurerebbe che lei è pazzo. Altri che è un imbroglione. Certo, entrambe le affermazioni possono essere vere, ma lei potrebbe anche essere una specie di genio. Si sieda, signor Tesla. Grazie. Vorrei sapere che cos'è che la fa andare avanti. Lei sa cosa dice Edison a proposito del genio? Sì, è uno dei suoi detti famosi. Il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% sudore, e dice che lei non suda abbastanza e che arriva alle sue conclusioni scientifiche non con il lavoro intellettuale, ma con... non ricordo come hai detto, Tom? Domandalo a Tesla. Stando alle sue parole, lui vede delle immagini mentali. Ah, immagini mentali, esatto, e complete di tutti i più piccoli dettagli. È successo anche per quel suo motore senza il commutatore e senza le spazzole? Vedi, Tom, qui c'è scritto che al signor Tesla tutto questo è apparso come in una specie di visione. In realtà è stata più una folgorazione. E questa visione, questa folgorazione è accaduta mentre recitava un poema camminando in un parco da qualche parte in Ungheria. Sì, recitavo Goethe. Chi? È un poeta tedesco. Le mando la traduzione, se le fa piacere. Gliene sarei grato, signor Tesla. Il motore si muoveva dentro un... Beva il whisky, signor Tesla. Sì, certo, grazie. Il motore ruotava all'interno di un forte campo elettrico, un campo magnetico rotativo,
Un'energia enorme generata dall'interazione di due correnti alternate. Correnti alternate. E questo motore lei lo ha brevettato 6 anni dopo. Ogni dettaglio era come nella sua visione, nella sua immagine mentale. Adams mi ha raccontato tutto. Cos'hai lì? Che stai leggendo? Questo è il dossier. Il dossier sul signor Tesla. Io non mi muovo mai alla cieca, dovresti saperlo, tu mi conosci bene. Leggo qui che ha lavorato per te. Avevi un problema e lo hai dato a lui da risolvere. E dov'è la novità? Affido sempre dei problemi ai miei tecnici. Ma questa era una faccenda importante. Qualcosa che non riuscivi a risolvere da solo? E chi l'ha detto? Chi ha raccontato questa storia? I dipendenti della sua azienda. Beh, l'avrei potuto risolvere facilmente, ma come spesso capita, ero impegnato con affari più importanti. Succede in continuazione. Dicono che avessi promesso al signor Tesla $50,000 se avesse risolto il problema, ma quando lui l'ha fatto, tu hai detto che non capiva lo humor americano. Non è per questo che abbiamo litigato. A me non interessa il denaro. A lei no, ma a me sì. Il fatto è che lei non lavora più per Edison e mi è stato suggerito di farla lavorare per me. Stai comodo, Tom, non ho ancora finito. Sì, Tom? Commodoro, io comincio a chiedermi che diamine ci sto a fare qua. Non sarebbe stato onesto tenere questa riunione senza di te. Se non sbaglio, qui stiamo parlando di Pittsburgh. Quelle acciaierie stanno ancora aspettando la tua corrente e non possono attendere. Nemmeno io posso. Sono passati 5 mesi da quando ho presentato i progetti. Il signor Tesla la pensa in modo diverso. Diverso? Certo, questo è uno dei modi per descriverlo. Lo sai che cosa è successo all'esposizione? È scritto qua. Sì. Fino a quel momento nessuno aveva mai visto un grande generatore multifase. Vorrei che lo spiegasse il signor Tesla. Mi scusi. Beh, ho preso 24 generatori da 500 cavalli. Erano generatori monofase. Li ho collegati a coppie e poi li ho posizionati in modo che fossero sfasati fra loro di 90 gradi. Me lo può tradurre, per favore? In pratica ho ottenuto l'equivalente di 12 generatori bifase da 1000 cavalli ciascuno. È stata la prima esposizione mondiale illuminata elettricamente. Ma che cosa curiosa. Sono vissuto fino ad oggi con la convinzione di essere io quello che ha inventato la corrente elettrica. Sì, infatti. E ora sembra che sia stato Tesla a scoprirla. Come diavolo ha pensato di mettere insieme un dossier che tratta di cose che lei non comprende nemmeno? Ho soltanto raccolto informazioni, signor Edison. Io non sono certo stato educato alla scienza. Educato? Come Tesla? Vuol dire che lui è educato e io no? Nessuno dice questo, Tom. Ma dovreste dirlo. È un luogo comune, no? Lo sappiamo che sei uno che si è fatto da sé, ma anche Tesla. Quando è arrivato non aveva in tasca che una poesia. Già. Ma io non ho frequentato l'università. Ho studiato da solo mentre lavoravo. Sì. E la prima cosa che ho imparato è il rispetto per il metodo scientifico. Ragionamento basato su assiomi concreti. Controlli e sperimentazione. Tentativi ed errori. Mentre il tuo uomo educato alla scienza si limita a indovinare. Lui non pensa, lui intuisce. Per questo ha confuso tutti con la storia della corrente alternata. Tu pensi che ci stia confondendo? Secondo te è corretto, Tom? No, di corretto non c'è niente. Il sistema del signor Edison è basato da sempre sulla corrente continua. Tesla? Nonostante tutte le prove, lui pensa che la corrente alternata non funzionerà mai. Oh, ora ho capito. L'uomo che basa la sua scienza sulle immagini mentali accuserebbe Thomas Edison di avere delle visioni. Io... Calmati, Tom. Dici di Francoforte. Francoforte, in Germania. O non sai cos'è successo? Adams, racconta al signor Edison quello che sono riusciti a fare i tedeschi. Un certo D'Olivo e un altro... Lascia perdere i nomi, stiamo ai fatti. Sono riusciti a trasportare la corrente ad una distanza di 160 chilometri. Usando il sistema del signor Tesla. E l'hanno fatto in Europa mentre noi abbiamo Tesla qui sotto il nostro naso. Chiami subito la General Electric. Finanzierò io il progetto. Costruiamo questa centrale a Niagara. Sì, ma
quale sistema verrà utilizzato? Andiamo, Tom. Perché non fare un tentativo? Perché è una inutile complicazione, ecco perché. In più è pericolosa. Se dipendesse da me, la corrente alternata dovrebbe essere abolita. Tom, stai andando via? Dobbiamo finire la partita a carte. Ok, solo non sbattere la porta. Lo fa ogni volta. Il mio amico Edison è un po' capriccioso, lo so, ma è anche il più grande inventore della storia. Se lei dimostra che ha torto, non dico che ne sono felice, certamente. Però le dico che io e lei siamo in affari. Stanno succedendo cose incredibili, Nick. Edison si è dovuto fondere con la General Electric, ma non riusciranno ad inglobarci. Noi ingloberemo loro. Siamo noi ad avere in mano i brevetti, Nick. Quella centrale sul Niagara non può cominciare senza di noi. Lo sai che praticamente possiamo ottenere centinaia di migliaia, addirittura milioni di impulsi elettrici al secondo. Riesci a immaginare quali incredibili possibilità si aprono davanti a noi per l'uso dell'energia? Nick, hai sentito cosa ho detto a proposito della General Electric, di Edison e della centrale? So cosa ha detto Morgan, George. Non dargli retta, Nick! Lui gioca con gli uomini come... come i bambini con i giocattoli, e li spezza come giocattoli! Che vada al diavolo anche lui! Un milione di impulsi elettrici al secondo. va bene, Nick. D'accordo, va bene. Sogna pure quanto ti pare. Cerca solo di svegliarti in tempo per l'inaugurazione della centrale idroelettrica. E a quel punto? Che ci provino solo a fermarti. George, come potrebbero fermarmi? Beh, vedi, temo di non avere una risposta a questa domanda. Ma a parte questo, nonostante tu sia pervaso da tutta questa fiducia in te stesso, non sembri essere per niente felice. E come potrei? George. Che c'è che non va, Nick? Ho delle visioni, mi tormentano da giorni ormai. Mi può chiamare il signor Tesla, per favore? È molto urgente. Devo vederlo immediatamente. Non posso, signor Zito. Ma se si assume lei la responsabilità per averlo svegliato... No, lasci stare allora. È meglio lasciarlo dormire in santa pace per una volta che ci riesce. Glielo dirò dopo. Posso chiederle che cosa è successo? Noi tutti siamo quasi una famiglia per lui. Una cosa che gli spezzerà il cuore. Il suo laboratorio sta bruciando. Le fiamme avvolgono tutto. Le apparecchiature, le invenzioni, i progetti, tutto il suo lavoro sta andando in fumo. Thank you.
Signore e signori, l'America oggi festeggia la messa in esercizio della prima centrale idroelettrica a corrente alternata. È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa centrale elettrica, ma soprattutto non si può dimenticare che senza Nikola Tesla, il genio e inventore visionario, oggi niente di tutto ciò esisterebbe. Finalmente il riconoscimento che si merita. Bravo, Nick! Bravo! Coraggio, dai, di qualcosa! Avanti, il pubblico attende! Ora che è tutto finito, questa centrale non è così importante. È solo un'applicazione di una teoria che conosciamo da tempo. Invece di congratularci, ci dovremmo vergognare di non averla realizzata prima. Il vero lavoro comincia adesso, perché dobbiamo annullare le distanze. I nostri sensi percepiscono soltanto ciò che è vicino. Per sapere che cosa accade lontano da noi, dovremmo poter trasmettere a distanza le immagini, le notizie, l'energia. E perché no, la materia. Ora dobbiamo liberare il pensiero dai limiti che lo spazio e il tempo da sempre gli impongono e conservarne le caratteristiche principali. Ora e nei secoli futuri, qui sulla Terra, come a migliaia di anni luce nell'ignoto, vi chiedo scusa. Tesla, che cosa dirò al Commodoro? Gli dica che sono andato in Europa. In Europa? E chi c'è in Europa? Mia madre e mia sorella.
Freddo stasera. Non dirlo a me. Ehi, ma... Guarda, possiamo fumare. Ah. Ehi, bellezza, dove vai? George. Che succede? Grazie per essere venuta, Catherine. Vieni, entra. Sì, ma... Prego. Da questa parte. Perché non entri? Non mi fa passare. Ho già spiegato al signor Westinghouse che non posso far entrare nessuno. Ma tutto ciò è ridicolo. Sono gli ordini del signor Tesla. Sono disperato, Catherine. Devo assolutamente vederlo. Qui è in gioco anche il mio futuro, credimi. Ma perché mi hai chiamato? Per Nicola. È in condizioni terribili. Da quando gli è morta la madre, ho il forte sospetto che sia diventato pazzo. Parlo sul serio, Catherine. Zito, so quanto tenga al signor Tesla. Anche lui. Lo dovrebbe sapere. Non crede che possa aver bisogno di noi ora? Sì. In effetti sono preoccupato, signora Johnson. E allora apra quella porta. Attrazione e repulsione, Catherine, fanno degli strani effetti. Ci stimolano e ci eccitano. Elettricità e magnetismo, Giorgia, sono le uniche forze della natura. Come stai, Nick? Nick, ti prego, ascoltami. Io sono... Beh... Non so come andare avanti, non mi resta nient'altro da fare se non chiedere il tuo aiuto. Nick, siamo in piena crisi. Pullman ha licenziato 4.000 operai a Chicago e ieri la Guardia Nazionale ha sparato sulla folla che manifestava. Non posso neanche chiedere nuovi prestiti perché si tirano tutti indietro. Dicono che ho già un grosso debito di oltre 10 milioni di dollari. E ovviamente sono i soldi che devo a te, ricordi? Un dollaro per ogni cavallo vapore prodotto. C'è la General Electric dietro a tutto ciò.
Morgan vuole assorbirmi e così pure Edison, ma io non posso permetterglielo. La mia azienda è tutta la mia vita. Allora ho pensato, Nick, che se potessimo dividere le perdite, forse io... E questo è il tuo contratto, George? Sì, è quello. Nick, non posso permetterti di farlo. Io ti devo quel denaro, sono soldi tuoi. Tu non mi devi niente, George. Tu hai creduto in me quando nessuno l'ha fatto. Mi hai porto la mano quando gli altri mi voltavano le spalle. Grazie, Catherine. Grazie, amico mio. È stato un gesto generoso, Nicky. Forse un po' troppo generoso. È ovvio che lei voglia aiutare George in questo momento così difficile, ma come può gettare al vento 10 milioni di dollari? Vede, io non ho famiglia, Catherine. Ho solo bisogno di continuare a lavorare. Tutto quel denaro mi avrebbe solo creato problemi. Ora a sinistra. Può farlo arrivare fino in fondo e poi tornare verso di noi? Dove sono i fili, signor Tesla? Pensavo che a quest'ora avesse capito, signor Adams. Beh, temo di no. Cosa dirò al Commodoro? Niente di più di ciò che ha visto. E riguardo ai fili, che non ce ne sono. Tesla, questa sua barchetta... Adams mi ha detto cosa può fare. Sarebbe in grado di applicare lo stesso sistema su una scala più vasta? Può davvero spostare l'energia elettrica da un posto all'altro, per esempio dalla centrale di Niagara fino alle mie acciaierie a Pittsburgh, e il tutto senza usare fili? Le possibilità sono illimitate. Anche comunicazioni? A grande distanza? Ovunque, anche in Europa, e senza cavi. Non ho chiamato lei al telefono, Adams. Voglio sentire Tesla. Navi in mare, Tesla? Qualunque cosa, voce umana, immagini, sono soltanto impulsi elettrici. E dov'è che vorrebbe andare a sviluppare tutto ciò? Colorado Springs. È ricco di elettricità naturale. Senta, Tesla, faccia in modo che io possa mandare messaggi da una città all'altra senza usare fili o attraverso l'oceano senza un cavo, e non importa se vorrà andare a Colorado Springs o a Timbuktu. Prima comincia e meglio è. Era Morgan. Ha accettato. Potrebbe essere una svolta, non è così? Immagini e voci che viaggiano nell'aria senza un filo. Vuol davvero che me la beva? Lo ha già fatto, Commodoro. Altrimenti perché lo avrebbe finanziato? Perché? Dare soldi a Tesla è come giocare alla roulette. È un gioco. Io lo faccio perché mi diverte. È perché mi incuriosisce. È solo matto oppure un imbroglione? Promette miracoli. Vediamo se può realizzarli.
Quando un fulmine colpisce il suolo, crea delle onde concentriche che si diffondono su tutta la superficie della Terra fino a raggiungere il punto iniziale. Questo significa che la crosta terrestre è un buon conduttore elettrico. Ora, se noi producessimo una grande quantità di energia e la indirizzassimo verso un qualunque punto della crosta terrestre, essa si muoverebbe in cerchi concentrici. Si dice che lei sia andato a Colorado Springs per contattare Marte, è vero? È possibile generare delle onde che si muovono intorno alla Terra e altre che possono viaggiare nello spazio. Come farà a parlare con loro? Non è questa la mia intenzione. Io ho captato vibrazioni elettriche di origine ignota che si ripetevano identiche a intervalli di tempo regolari. È possibile che provenissero dallo spazio. E lei ha risposto a questo messaggio? Perché non lo chiede ai marziani? Signor Tesla, che cos'è quel plico di documenti lì per terra? I miei appunti di lavoro di Colorado Springs. Ci può dire che cosa contengono? Un nuovo sistema elettrico completamente diverso, ma non è ancora completo. In cosa differisce dagli altri? E quali effetti avrà? Beh, molti dettagli sono ancora soltanto delle intuizioni, ma di sicuro avrà un impatto rilevante. Credo che potrà risolvere definitivamente il problema dell'energia. Buona giornata, signore. Mi scusi, basta, signor Tesla. I nostri lettori vorrebbero sapere quando basta farà. Basta domande, per favore. Mi perdoni, signore, se la importuno, ma lei non può sapere quanto mi riempie di gioia poter vedere per la seconda volta il più grande tra i grandi, il genio Nikola Tesla. Sono davvero spiacente, ma non ricordo dove ci siamo visti. Non credo che il mio nome le dirà qualcosa, signor Tesla. Seguo da sempre il suo lavoro. Ho seguito una sua lezione quando ero studente ed è il mio ricordo più bello. Lei mi ha illuminato. Permetta che mi presenti. Sono il marchese Guglielmo Marconi. Sono lieto di conoscerla, marchese Marconi. In che cosa posso esserle utile? Ho delle idee che mi perseguitano, ma non riesco a formularle chiaramente. So che lei mi capirà. Forse potrei esserle utile nel campo delle telecomunicazioni. Se è questo che le interessa, signor Marconi, allora ha scelto bene. Creda sempre nel suo istinto. Il sapere non è dannoso, ma può sviarla. Signor Tesla, sono venuto in America per incontrare lei. Sarebbe possibile osservarla mentre lavora? Ma certamente sarà il benvenuto. Il mio laboratorio e i miei risultati sono a sua disposizione. Oh, la ringrazio infinitamente, signor Tesla. Grazie. Senti, zitto. Ti dispiacerebbe prenderti cura del signor Marconi? Come grazie, arrivederci. Signori, buona giornata. Mi dica la verità, Tesla. Esiste davvero qualcuno che capisce quello che lei dice? Lo spero proprio, Commodoro. Io dovrei capirla. Dopo tutti questi anni. Dunque, energia. Secondo lei è questo il problema del futuro? Una questione di vita o di morte. E anche che le fonti di energia che usiamo ora non sono inesauribili. E in più stanno avvelenando il pianeta. Questo non l'ho notato. Lo noterà presto. Forse sopravviveremo a questo avvelenamento, ma verrà il giorno in cui le risorse di energia si esauriranno. E quel giorno tutte le macchine si fermeranno di colpo. Non con il mio progetto. Io posso dare al mondo tutta l'energia che gli serve. Energia pulita. È quel che temevo. Temeva? Sì, temevo che dopo tutto questo tempo io stessi davvero incominciando a capire ciò di cui stavo parlando. Ma queste storie sulla preveggenza. Scusi, ma non capisco. Quell'aneddoto che lei avrebbe recitato. Il giornale dice che lei era alla stazione insieme a... Com'è il nome? Brown, Commodoro. Già, e com'è la storia? Sembra che il signor Tesla gli avesse detto di non partire assolutamente con un certo treno. Lui non lo fece, il treno deragliò e tutti i passeggeri morirono. È successo davvero? Hanno detto che forse è una coincidenza. Non mi interessa cos'è stato, ma la gente non vuole che si mescolino scienza e superstizione. O lei è un inventore serio o è una zingara che legge il futuro nella sfera. Io non predico il futuro alla gente e non sono nemmeno un inventore. E allora che cos'è? Sono un esploratore. Colombo. Sì, me lo immagino. Probabilmente doveva essere come lei quando gironzolava prima della sua scoperta. E chissà quanti Colombo ci sono al mondo di cui non sappiamo niente e che hanno navigato verso il blu infinito senza fare ritorno. È la fine che vuol fare lei, Tesla, eh? Veleggiare nel blu infinito per sempre. O su Marte, magari.
Mi ha detto che avrei potuto parlare con le navi senza fili e ora dice ai giornalisti che riceve segnali dallo spazio e che comunica con le stelle. C'è una seria possibilità che... Davvero? Beh, non ne parli più. Non voglio che il mondo pensi che mi sono messo in società con un pazzo. Aspettiamo per il controllo, signor Tesla. Va bene, sollevate! Forza! Il tuo solito whisky, Nick? No, questa volta berrò dello champagne, Bob. Molto bene. Così potremo brindare insieme a questo tuo nuovo progetto. Io brinderò a te, Bob, al nuovo ambasciatore in Europa. La nostra nave partirà domattina all'alba, ma io non andrò a dormire se prima non ci avrai raccontato del progetto. Non c'è molto da dire. In realtà significa che non c'è molto di cui possa parlare. Perché tanta segretezza? È un'idea di Morgan. Ha posto questa condizione. Voi due giocate al gatto e al topo. Io credo che Morgan abbia paura di te e tu... Paura di Morgan? Mai. Faresti meglio ad averla. Credo che Nick sia ancora convinto di poter cambiare il mondo. E spero abbia ragione. Certo che ho ragione. Sei un inguaribile ottimista, amico mio. Spero che tu rimanga sempre così. Quello che intendi dire, Catherine, è che non vorresti mai vedere infranti tutti i suoi bellissimi sogni. Ma tesoro, non sei proprio tu quella che gli ha sempre detto di guardare in faccia la realtà. La mia torre. Quella è la realtà. Vedrete. Siamo alle soglie di una guerra mondiale, Nick. Guerra? Perché parlate di guerra? Spero che Tesla non sia stato interpellato, perché potrebbe inventare un sistema per ammazzarci più in fretta. Esattamente il contrario, signor Twain. Invece di mandare gli uomini a scontrarsi sui campi di battaglia, potremmo costruire dei robot che lo facciano al posto loro. Tesla, io l'avverto, se costruirà dei robot che bevano il whisky al posto degli uomini, io la ucciderò. Chiedo scusa. Pensi che ci sarà una guerra, Catherine? Sarebbe una cosa terribile. Già. Speriamo che prevalga il buon senso. Ma poi chissà, se la guerra non ci sarà e avremo fortuna, forse un giorno potremo fare un viaggio e andare insieme a visitare quella terra lontana in cui sei nato. Lika. Lo vedi, non ho dimenticato il suo nome. Vorrei che avessi conosciuto mia madre. Io vorrei aver conosciuto te. Intendo in un modo che non è stato possibile.
pensavo che tutto sarebbe stato possibile. Ricordi cosa ti disse tua madre quando ti costruisti le ali e ti gettasti dal tetto della casa cercando di volare? Ti disse: non sei un uccello, Nicola. Sei un uomo. Non mi parlare di denaro. Ciascuno avrà i suoi soldi. Ci pensa Morgan a pagare. Sì, signor Tesla. Signor Tesla, mi è stato detto di mostrarle questo, nel caso non l'avesse già letto. Signor Tesla, vuole vederla subito. C'era una promessa, a parte le visioni, le immagini mentali, c'era una promessa su cui contavo, che sarei stato in grado di comunicare a distanza senza fili. E ora tutto ciò è davvero possibile, ma non grazie a lei, Tesla, no. Grazie a un certo... Marconi. Chiunque sia, con una scatoletta, questo può comunicare con l'Inghilterra e io devo comprare il brevetto da lui. Cosa crede? Non è mica l'unico al mondo ad avere grandi idee. C'è anche quell'altro, quell'ebreo tedesco. Einstein. L'intero mondo scientifico parla della sua teoria rivoluzionaria. Sì, e a Parigi? Cos'è successo a Parigi? Hanno diviso l'atomo. Qualunque cosa significhi. Potrebbe essere una nuova fonte di energia. L'energia è ottenuta distruggendo gli elementi naturali. Non è solo un crimine contro la natura, ma può portarci alla catastrofe. Il mondo è a una svolta proprio ora. E se perdiamo questa occasione, le generazioni future ci riterranno responsabili. Occasione? E di fare che cosa? Commodore, se mandiamo l'energia, tutta l'energia nell'involucro esterno della Terra, l'energia del mare, del vento, quella del sole, non avremo più bisogno di bruciare o distruggere nulla. Potremo semplicemente prendere quella che già esiste e utilizzarla per tutti i nostri bisogni. Ce n'è in quantità illimitata. E lei pensa davvero che tutto ciò sia possibile? L'ho già anche dimostrato, è tutto in quel fascicolo. Dobbiamo solo metterlo in pratica. Adams. Sì, Commodoro. Hai capito? Sì, Commodoro. Questo significa un'unica fonte di energia. Giusto, Tesla? Sì, è corretto.
E chiunque può usarla ovunque nel mondo. La ionosfera effettivamente circonda l'intero pianeta. Sì. L'energia sarà di tutti. Come l'aria che respiriamo. Ci sono dei dettagli finanziari che dobbiamo rivedere. Tesla, non voglio trattenerla. So che vuole rimettersi subito al lavoro. Queste gliele faccio spedire. Ah, già dimenticavo. Lei non dà la mano. Supponiamo per un momento che non sia pazzo. Potrebbe capovolgere il mondo, sconvolgerlo completamente. Sì, credo proprio di sì. È una bella occasione. Come bella? Hai idea di cosa potrebbe succedere se questo pazzo realizzasse il suo progetto? No, signore. Un'unica fonte di energia, ecco cosa, solo una. E chiunque, dovunque, alzando un'antenna si prenderebbe tutta l'energia che gli serve. Non potremmo produrre altro che antenne. Noi produrremo energia così che la gente possa prenderla gratuitamente? No, grazie, signor Tesla. Non sono un benefattore io. Gli scriva una lettera e me la faccia trovare pronta domani mattina. Sì, Commodore. Che devo dirgli? Gli dica... che gli farò sapere. Morgan, dopo tutti questi anni si rifiuta ancora di rispondermi. Gli ho mostrato come il mondo sarebbe potuto essere. Mi farà sapere, ha detto, quando sarà pronto. Sto ancora aspettando.